Oh, guarda palle, vai mamma, vai, po, ric 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 po po po. Yes, I adore you all of the time. I like to andare da nonna. Andare da nonna. Andare da nonna. Oh, vado ad accompagnare il fratellone e venga. Do bacio, mamma subito vieni. Ancora non mi sono manco attaccata al giubbotto. E mi devo pure sistemare un attimo i capelli, abbiamo per strada Jacopo la mattina, non mi fa andare via. Comunque buongiorno e bentornati in un nuovo vlog giornaliero. Buongiorno, noi stiamo andando a scuola, stamattina siamo solamente io e Vincenzone perché Cristian stamattina aveva di nuovo la febbre. E niente, accompagno Vincenzo a scuola, vado a prendere due o tre cosine al negozio di casa Lili e torno a casa. Mo mi devo da prima la sistemata però. Ciao amore, buona scuola. Vinci? Ciao. Ciao, tutto scocciato. Che vuoi bere? No, metti sopra il divano, mamma. Tielo, vuoi l'acqua? Sta qua, bevi un pochino. No, e la metti a mettere sopra il divano, amore, vai. Vai sul divano. Metti sopra il divano, mamma. Cristian, buongiorno. Buongiorno. Come ti senti? Per il momento come ti senti? Così così. Così così? Che stai vedendo? Nel cartone. Comunque Cristian non è andato a scuola perché stamattina è venuto in camera mia, erano le 6 e scottava, non gli ho misurato la febbre ma sicuramente ce l'aveva sui 38 e mezzo perché era proprio bollente. Dove vado? Madonna, io mi sto scimoni 50 cose in una volta, non riesco a farle. E niente, non l'ho mandato a scuola, sicuramente non andrà neanche domani. E nada ragazzi, quindi mo mi stiro un attimo due pannetti che c'ho, almeno me li levo da davanti perché siccome li metto sopra il divano, te l'acqua fuori, casciarola, mannaggia la palettina ragazzi, tutta l'acqua la fura. Allora già era pieno Deborah, mannaggia. Allora aspettate un attimo qua, ecco qua, tutta l'acqua da fura. Vabbè, tutto a posto. Ecco qua, abbiamo asciugato anche il ferro, ma nel frattempo che si riscalda il ferro come al mio solito, mi prendo un bel caffè. Che vuoi amore, vuoi un po' di succo? Il succo lo vuoi? Sì, lo vuoi il succo? Sì. Questo qua amore che l'abbiamo preso ora da Eurospin, ve lo feci già vedere in passato, sono i nuovi succhi di frutta che hanno portato da Eurospin, dovrebbero essere... naturali, cioè non naturali, perché qua naturale non è niente, almeno che non prendiamo la frutta dal nostro orto e la frulliamo, però dovrebbe essere un po' più concentrato di frutta. Comunque, allora, mettiamo la frutta, mettiamo lo zucco. A pranzo faccio pasta con carne macinata e mo mi metto a stirare. Cristian sta col telefono, Jacopo stava avanti e indietro, ci siamo visti ora sinceramente due vlog nostri più il filmino del matrimonio, non vi dico l'emozione. È la prima volta, io di solito i miei vlog non li guardo perché mi fa strano insomma vedermi, però vabbè, l'ho messo, l'abbiamo visto e mi ha fatto veramente strano vedermi, non lo so, non mi piace vedermi in televisione. Ho vergogna perché mi sembro una cretina. E poi ci siamo visti il video del matrimonio ed è stato super bellissimo. Jacopo che era piccolino, piccolino, madonna mia. Madonna, ma quanto sono belli i bambini quando sono piccoli. Però quando iniziano a crescere e rompono le palline, insomma, sono un po' meno belli. Però quando sono piccoli sono qualcosa di magnifico. Tieni.
tranne quando piangono la notte. Comunque volevo dire un attimo, giusto due paroline, perché siccome ci sono c'è qualcuna di voi che soffre insomma di ansia, vi volevo dire la mia esperienza, proprio fatta brevemente, perché altrimenti quando si parla di questi discorsi ci sarebbe proprio un capitolo insomma lunghissimo e grandissimo, molto vasto. Comunque in passato, prima di rimanere incinta a Pio, tieni, mi venne l'ansia, fu provocata da insomma una gravidanza, ebbe una gravidanza, come si chiama, uovo chiaro, sì, uovo chiaro. Comunque da lì insomma mi prese l'ansia, questo e quell'altro, e a me l'ansia mi è presa sopra, insomma sulla gola, nel senso che ogni volta che mangiavo avevo paura di affogare. E vi giuro, una sera guardai l'orologio per mangiare una fettina di pizza, ci misi un'ora e mezza, ve lo giuro, cercavo di distrarmi, cercavo di tenere il telefono in mano, cercavo, niente ragazzi, non riuscivo ad ingoiare, masticavo, figuratevi, in bocca facevo la pappina, ma niente, non era una cosa più forte di me. E quindi l'ansia mi prese su sta cosa qua. È finito amore, vatti a mezzo al divano, ma vai. E comunque insomma poi parlavo con la dottoressa, insomma i parenti, non i parenti, però comunque le persone ti prendevano in giro, 6-3 ore per mangiare, però non riuscivano a capire che io stavo veramente male, desideravo mangiare, non veloce, però normale, desideravo insomma stare bene, io stavo veramente malissimo, parecchie volte avevo comunque pensieri negativi, avevo paura che avevo qualche malattia, insomma di tutto e di più. Poi andai a fare la visita dall'otorino, mi feci vedere la gola, insomma mise la sondina, tutto, non avevo niente. Da lì io comunque ero dimagrita tantissimo, ero arrivata quasi a 60 kg. Niente, poi alla fine insomma per farla breve andai al centro, centro neuropsichiatra, come si chiama? Insomma il centro igiene mentale, perché io sapevo che era una cosa mia mentale, cioè io stavo bene ma il mio cervello mi diceva guarda, se mastichi e ingoi puoi affogare. Lo giuro, stavo veramente malissimo. Da là mi diedero comunque degli ansiolitici, Christian, mi diedero comunque questi ansiolitici, ma riesci di bere il succo. E però niente ragazzi, non mi hanno aiutato assolutamente. E alla fine la cosa che mi ha aiutato tantissimo è stata la gravidanza di Jacopo. Come sono rimasta incinta di Jacopo, improvvisamente ho riniziato a stare bene, ho riniziato a mangiare normalmente, sono stata benissimo. Quindi io non so darvi un consiglio, all'infuori di dirvi rivolgetevi a chi è insomma esperto di queste cose. Io vi ripeto, da sola chiamai il centro igiene mentale, dove comunque stanno persone che magari non stanno bene, questo e quell'altro, però io sapevo che comunque l'ansia è una malattia, perché ansia e depressione sono comunque malattie che vengono alimentate dal cervello, dai nostri pensieri negativi. Non volevo più andare a casa, a mangiare a casa dei nostri amici, infatti per due o tre mesi insomma pure di più non siamo mai andati, perché avevo questo problema. Io avevo vergogna di andare a casa magari dei miei amici e stare 3 ore per mangiare una fettina di pizza, magari non ti dicono niente però comunque ti guardo e dico cavolo, questa 3 ore per mangiare una pizza, questo e quell'altro. E insomma, quindi siamo stati, è stato veramente un periodo bruttissimo per me. La gravidanza di Jacopo mi ha aiutato tantissimo, ma veramente tanto tanto tanto. E quindi veramente, se non vi sentite bene, andate da chi è esperto, veramente. Non cercate consigli su internet, non cercate, cercate prima di tutto di svagarvi, non pensate a cose brutte, perché a me, guarda, io pensavo veramente tantissime cose brutte. E comunque l'ansia magari è anche un accumulo di stress che noi incorporiamo, quindi dai oggi, dai domani, come una bomba che scoppia, no? A volte lasciavo il cibo proprio perché stavo 3 ore. Comunque ragazzi, sono stata veramente malissimo, non mi ricordo il termine esatto di questa malattia, che insomma sta cosa che ho avuto io, quest'ansia che colpisce la gola. Vi ho raccontato, ho cercato insomma di raccontarvi brevemente la mia vicenda insomma per quanto riguarda l'ansia.
E basta, vabbè, mo mi metto a stirare perché tanto Jacopo mo inizia a rompere le scatoline, quindi devo stirare assolutamente. Amore, ti levi da qua, hai fatto pure il caccone. Che diamine con sto caccone, ce l'hai sempre pronto pronto. Mamma mia. Ma ce l'hai sempre pronto pronto sto caccone tu. E levati da qua, andiamo a cambiare il pannolino, levati. Andiamo, dai, esci. No, Jacopo, non si gioca qua, esci. Uno. Esci. Due. Esci. Non mi fare arrivare a tre perché ti do le botte, eh. Esci. Forza. Bravo. Andiamo, fortuna che il ferro sta ancora spento, sennò. Andiamo, dai, andiamo a cambiare il pannolone col caccone. Andiamo a cambiare il pannolone col caccone. Donna mia. Ah, mi è seduto a mangiare. Seduto composto. Mangia la pappa. A me si è scatenata improvvisamente un po' di allergia. Vincenzo abbia finito già di fare i compiti. Io stavo finendo di pulire. Ho fatto una scoperta assurda. Cioè, sono rimasta scioccata, ragazzi. Ma soprattutto donne all'ascolto, sono rimasta scioccata. Voi direte perché, Deborah, che è successo? Stavo pulendo il lavello e mi è venuto in mente, ho detto, sti cosi come cavolo si puliscono? Perché va bene, ma all'interno rimane sempre sta schifezza, no? Allora io capita, vedete, ci butto il getto d'acqua, ci butto l'acqua bollente, ma niente, comunque rimangono queste cose appese. Ho detto, c'hanno, siccome il lavello, insomma, sti cosi, c'hanno questo forellino qua che si svita. Ho detto, io devo provarlo a svitarlo. Ok, ci sono riuscita, ma è una scoperta veramente lancinante, ragazzi. Allora, ho tolto la vite, la metto qua perché se la perdo è la fine. Io vi voglio far vedere, mi raccomando, appena vedete questo video andateli a pulire. Se lo vedete nel tardi, andatelo a pulire il giorno dopo, perché sono rimasta scioccata, ma veramente scioccata. Cioè, guardate qua la schifezza che esce sotto. Cioè, ragazzi, non potete capire la merda che esce da qua. Ma è una cosa incredibile, io non l'ho mai fatto in vita mia. Ho svitato questa vitellina. Comunque questa vitarella così, ora vi faccio vedere, no? Ho preso le pinze. Basta che girate così. Questo è più pulito. Ok, questo è più pulito, ma guardate questo, io sono rimasta veramente scioccata. Ma anche la patina qua attorno che non tocco con le mani. Cioè, veramente, io non l'ho mai fatto in vita mia. Andiamo a pulire sta schifezza. Oh mio Dio, ragazzi, io mi fa schifo. Oh, guardate che schifo. Oh, mamma mia. Nonna, a me sta roba fa schifo, pure quando si appila la fogna del bagno. No, ragazzi, mi sta venendo proprio il vuotamento di stomaco. Guardate qua. No, io non ci posso credere. Oh, schifo. Oh, schifo. Mamma mia. Vabbè, continuo a pulire qua, ragazzi. Madonna, che schifo. Non ci posso credere, sono rimasta veramente scioccata di sta cosa, scioccata proprio. We bop and hippity hop, and as happy as I can be. Whoa, boom, 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 and hippity zoom. Love is sweet, love is grand, works one, 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 one. We bop and hippity hop, I'll never be a millionaire. Fermo, via, accendi, amore. Mm-hmm.
Cioè, ah no, non è giusto. Che sì, va proprio così. Tu che c'è? Sei geloso? Sei geloso? Sei geloso? Gna, mamma va bene pure a te, vieni qua. Gna. Sei geloso? Sei geloso? Gna, hai messo tutto, mamma vede il dolce, eh? Ma che stai facendo? Cioè Vincenzo sta vedendo il video di questi alla televisione e sta facendo il video. Ciao! Anche il dolce è pronto, eccolo qua, l'ho fatto nello stampo tipo a mo' di pan di Spagna. Ora lo tagliamo e la merenda è servita. Com'è? È buono il dolce, guarda qua, sei tutto sporco, figlio, madonna. Chissà, tu piano piano, dai morsi piccolini se riesci a masticare, tanto è morbido. Gna, mangia così mamma ti dà la tachipirina. Dimmi. Piano piano. Ma se... Ma pure dopo domani vado a scuola. Che fa? Pure... Allora, ora pensiamo a domani. Domani mattina andiamo dalla dottoressa, eh? Ma qua non fa niente, tanto visita, si sta alzando la febbre perché fa tutti gli occhietti rossi. Ma quale siringa? Tu mangi, non ti frega niente di nessuno, eh? Tu pure mangi, uccellino. È perché Vincenzo è più grande. Mamma, parti, tieni, sta qua il fazzoletto, fai vedere come pulisci la bocca. Bravo. E se tieni qua ti aiuta mamma tua. Ecco qua. Proprio male. Cioè mi è venuta l'allergia così all'improvviso. Questo di solito è il periodo che a me viene l'allergia. No, due stiamo e sto proprio. Sì, amore. Tutti e due malati. Tutti e due malati, malati, malati. Non è che male la testa, sì? No, mamma c'ha il raffreddore forte, l'allergia. Ho consumato io tutti i fazzoletti, infatti c'ho il naso, guarda, rosso. Ce la posso fare. Ecco qua. È arrivato proprio papà. Comunque sto facendo il minestrone. No, aspetta amore, mettiamo, aspetta. La vuoi l'acqua? No, ma stanno a tavola i fazzoletti. Comunque sto veramente proprio malissimo. Mi sto a fare qua il minestrone, ho buttato pure la pastina, le lumachine. C'ho un prurito al naso fortissimo. Qua, tanto la pasta è pure pronta. Così mangiamo. Ci sta.
Oh, guarda, andiamo. Comunque guarda, ma non è questo, no? Trai che non facciamo, no? Se ne metti un male da me. Vado? Fammi pure tu, vince. Fai tu, fai tu. Wow, nick, 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 nick. Oh, quanta palla, vai mamma, vai. Po, 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 po. Ricca, 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 ricca. Nick, vai, vai a mamma, vai. No, dai, che cavolo hai combinato, Cristia? No, già, no, tutta la cioccolata, prendi questo è buono. Poi ti prendo il fronzoletto, mamma, ma ti rendi conto che sia un maialino porcellino giozioso? Guarda pure il bodino. Stasera invece di Giuseppe ci sta Vincenzo e Jacopo, che sta di qua, amore. Fatti vedere mamma. Fatti vedere mamma, eccolo qua. Stiamo andando made in sud, anche se lo sta vedendo Vincenzo, io sto più col telefono. Aspetta, no, sono le salviettine per gli occhi. Comunque stamattina ho preso queste salviettine qua, della seta blu. L'ho prese per struccarmi quando veramente sto proprio magari stanco oppure non c'ho voglia. Anche perché comunque poi non è che ho messo chissà che trucco. Tete! E spostati. Dai, madonna. Aspetta, fammi struccare un attimo. Io sto male, non ce la faccio più. Ho consumato 540 miliardi di fazzoletti. Guarda qua. Le salviettine normali puliscono la faccia, però dopo ti lasciano la pelle un po' irritata, insomma, secca. Guarda un attimo, sbira. Vediamo queste qua come sono. Mamma mia ragazzi, sto stanca, non vedo l'ora di dormire. Mamma, oh, aspetta, mi devi fare bish. Bish, mamma fa bish. Dove stavi? Vedete, non... all'infuori del mascara. Dove sei andato? A bere. Ti volevo dire, porta un po' d'acqua pure qua, vabbè, non fa niente. Saluta insieme a mamma e a Vincenzo, via. Noi vi salutiamo. Ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog giornaliero. Vi mandiamo un bacione grandissimo. A domani. Ciao. Come fai il serpente? Come fai il gattino? Come fai il cagnolino? E come fa la mucca? E come fa la pecorella? E il leone? E tu come ti chiami? Come ti chiami tu? Yaya. Jacopo Pio! Yaya.